Un cordiale e buon pomeriggio, inizia questa riunione ormai estate o quasi. Buoni tre anni sul Migli, Pokémon e buoni sono in sei: Turbineral, Gettonatissimo, Tank Verita, poi Takeaway, tamerisce, Tyson Jette e Tracia del Ronco. Allineamento che va a completarsi, già più che buono l'allineamento. Inizia a prendere velocità la macchina. Si ritrae la tracia si lotta per il comando con Tank Verità che tiene a bada per il momento Takeaway e Takeaway potrebbe parcheggiare si va in piegata al largo Tyson che punterà in avanti 13:6. il lancio e il targato jet si presenta su Tank Verità SM si completa la piegata e anche i 400 iniziali che vengono passati in 29 3 parcheggia anche Thaison, poiché Tank Verita corre al comando. Ed è la volta del favorito Turbine Ral mettere il nasino all'esterno. 600 consistenti, 43.4, e cavalli che affrontano la piegata. Turbine si migliora pedinata da Tamerice. Si completa il mezzo miglio. Mezzomiglio estivo 59.2 da 1.14 si viaggia e Tracia fa pariglia con Takeaway. Di fronte si ferma Takeaway, il chilometro se ne va nell'ordine dell'1.13.8, notevole. E Turbine sempre al di Tank Verita, poi alla finestra Tamerisce. Cavalli che affrontano la curva finale, sta passando di forza il Turbine. 14 1 27 otti tre quarti di miglia allunga Turbinenal stappato dal suo interprete. Il 5 si elimina. E eh, mi sa che è proprio un turbine questo targato Ral. Passerella non a Piazza Medeo, dove è stato intravisto il buon Minucci ma all'ippodromo di Agnano con un interessantissimo Turbineral. Lottone invece Tank verità e Tamerice. E sul palo la lieva di Little Tony, Tamerice, Piega, Tank Verità, 1.57.1, 1.13.2, signori, l'estate si fa sentire, caldo, pista tirata a lucido. Di tutto e di più per quest'ennesimo Ganymede della ditta Romanelli, i colori dell'Angelico, Jean-Paul Minucci in salchi, come al solito determinante e determinativo. 1,73, niente male la quota di come ha vinto questo Ganymede, sicuramente dispessore, molto interessante. Linea allo studio.